Abbiamo fatto questa prova perché abbiamo visto ultimamente che si stanno verificando sempre più spesso inconvenienti, diciamo, gravi all'interno del nostro strutture ospedaliere. Abbiamo voluto testare quella che è la nostra squadra di emergenza, che è fondamentalmente formata dal nostro personale tecnico, cioè idraulici, elettricisti e personale dell'ufficio tecnico, che viene chiamato in prima battuta, ovvero prima che intervengano i vigili del fuoco, perché siamo noi che vediamo la gravità dell'inconveniente, diciamolo così, e sulla base di questo poi valutiamo se chiamare o meno i vigili del fuoco. Quindi organizzare una cosa di questo genere comporta un intervento di circa 150-200 euro. Amadio Ezio, coordinatore della POTES 118 di Senigallia e mobility manager dell'ASL di Senigallia. Questa simulazione si rende necessaria ed è assolutamente indispensabile per assaggiare le potenzialità che vi sono all'interno del presidio ospedaliero in termini qualora si dovessero verificare delle emergenze come in questo caso. Per quello che riguarda il 118, noi oltre al supporto di ambulanze abbiamo anche attivato l'elisoccorso per il trasferimento di un ferito grave, nonché abbiamo colto l'occasione anche di sperimentare l'attivazione di un presidio medico avanzato in modo tale da poter triagiare ed assistere tutti i pazienti che sono stati coinvolti nell'emergenza. Fino a questo momento la situazione sembra svolgersi abbastanza normalmente e crediamo che naturalmente con gli aggiustamenti del caso che dovremo fare su alcuni punti critici di aver svolto un ruolo abbastanza efficace. Sono la dottoressa Loredana Bellocchi, responsabile del servizio di prevenzione e protezione della zona territoriale numero 4 di Senigallia. Ho pensato di fare questa simulazione perché il mio servizio ha il dovere di organizzare ogni anno una simulazione di un'emergenza antincendio, in quanto gli ospedali sono considerati delle strutture ad alto rischio incendio. Ad alto rischio incendio non tanto per il tipo di lavorazioni che si fanno come nell'industria, ma perché dentro gli ospedali ci sono pazienti e quindi riuscire ad evacuare in caso di emergenza un ospedale è un'operazione quanto mai complessa. Questo presuppone che tutta la struttura abbia un'organizzazione estremamente rapida ed efficiente per riuscire ad evacuare in tempi brevissimi. Quindi l'importanza delle simulazioni è soprattutto questa, riuscire a coordinare l'attività dei nostri operatori interni con quella degli enti esterni che sono chiamati in caso di emergenza e avere una organizzazione interna efficace che in pochissimo tempo riesca ad allontanare i pazienti dai punti critici. Robedini, capo di staccamento dei Vigili del Fuoco di Senigallia. Siamo intervenuti all'interno dell'area ospedaliera di Senigallia per una esercitazione in cui vedeva coinvolti una ventina di pazienti e si concentrava in una stanza dove quattro persone rimanevano intossicate dal fumo di un incendio di un televisore, uno in maniera grave e purtroppo due prese al panico avevano conseguenze irreversibili. Si è recuperato poi una persona che si era barricata nel bagno per paura e tutto il meccanismo è stato messo in atto dalla direzione sanitaria. Abbiamo collaborato con la protezione civile locale, con enti e istituzioni sul territorio, presenti sul territorio, e l'esercitazione ha avuto fine con un debriefing che si è svolto nell'unità di crisi tra interforze, per cui riteniamo che queste esercitazioni sono fondamentali per prevenire in caso di realtà. Questi addestramenti sono molto importanti, plaudo alla volontà della direzione sanitaria che ha messo in atto questo e mi permettete anche di ringraziare il personale che ha partecipato in forma molto professionale e molto seria a questa esercitazione.